dei trasporti sul volo, sugli aerei. Basta speculare sulla nostra pelle. ATM Milano, il tram di Milano è nostro, è di chi ci lavora, e grazie a chi ci lavora che i cittadini vengono trasportati. Nessuno sa meglio di noi come gestire il trasporto pubblico, che lo utilizziamo, che lo guidiamo, che vi accompagniamo tutti i giorni quotidianamente. Si sta consumando uno dei maggiori inciuci e complotti sulle spalle di ATM, che è un valore storico, è un valore economico, è un valore troppo importante per i cittadini. Ultimamente il direttore generale di ATM è stato nominato presidente dell'associazione datoriale Agens, che è l'associazione datoriale storica delle ferrovie, di Bus Italia, di Autoguidovie. Volete che nella gara d'appalto, dove il sindaco si sta approntando a fare per la vendita di ATM, volete che questi soggetti, rappresentati da un unico soggetto sindacale, possano mai farsi la reale concorrenza? Non è vero, come dicono i sindacati confederali, che vincerà ATM automaticamente e non cambierà nulla per i lavoratori e per i cittadini. Quale sviluppo? Qua si vogliono dispartire una torta milionaria. È ora che tutti i cittadini, assieme ai tranvieri, impediscano questo scempio e dicono al sindaco: sindaco, vieni qua, è qua che ci sono i tranvieri, è qua che c'è la gente che lavora, ATM è nostra, non ce la facciamo, non ce la faremo scippare, e se non cambierà blocheremo la città, se no cambierà blocheremo la città, se no cambierà blocheremo la città, se no cambierà blocheremo la città. Allora io ribadisco l'invito a chi vuole intervenire a lasciare